Se scrivete sul motore di ricerca Alessandro Donati, spicca la definizione noto per le sue battaglie contro il doping nello sport. Eppure è proprio questa sua lotta che l'ha messo in cattiva luce con i signori del doping. È così, Donati? Ma sì, è stato un destino ineluttabile. In realtà tutto è cominciato quando io ero allenatore della squadra nazionale di Mezzofondo e i dirigenti della federazione di atletica mi proposero di stabilire un rapporto con un biochimico di Ferrara e questo mi disse in maniera chiara: io per conto della federazione di atletica e per conto del CONI ho messo a punto una serie di procedure che erano tutte procedure doping e quindi ne parlo anche con te, tu dovresti individuare nella squadra nazionale i soggetti che secondo te possono dare il meglio nei prossimi campionati del mondo e olimpiadi. Io mi rifiutai, pensai che questo mio rifiuto sarebbe stato condiviso da molti colleghi e invece mi resi conto che tutti avevano accettato e quindi mi si aprì davanti un panorama incredibile e da quel momento purtroppo la mia vita si è biforcata. Da una parte ho continuato a fare l'allenatore fino a che me lo hanno permesso e dall'altra questo oppositore del doping che le confesso che è, come posso dire, è molto lontano da come me. Combattere coi mulini a vento, no? Non solo, ma poi essere sempre immersi in una cosa ambigua, sporca, negata e quindi tu lanci delle accuse che ti fanno passare per un visionario o per un disfattista, perché chiaramente insomma le procedure sono diventate di doping nel tempo sono diventate sempre più sofisticate e nascoste. Senta Donati, lei è stato responsabile tecnico del CONI dove ha insegnato e insegna metodologia dell'allenamento, ma è stato anche, io ricordo solo allenatore della nostra nazionale di atletica leggera e di molte altre discipline, membro della commissione scientifica antidoping del CONI. Mi racconta come è diventato allenatore, perché? Ma ero giovane atleta, correvo. Corsa. Correvo sì sui 3.000 siepi, 5.000 metri, e però avevo già la passione per allenare giovani, anche perché nella mia zona dei Castelli Romani non c'erano allenatori, vedevo dei ragazzi promettenti e quindi io mi dividevo fra essere atleta e tentare di essere allenatore, non ne avevo neanche ancora l'esperienza. E quindi mi attrasse l'idea di fare il concorso di ammissione alla Scuola Centrale dello Sport, che era una scuola creata dal CONI per formare degli allenatori di alto livello nei diversi sport. Superai il concorso e quindi la mia vita è diventata poi mirata, mi diplomai maestro dello sport, questa è la carica, diciamo, e poi divenni presto allenatore delle squadre nazionali. Lei ha praticato sport fin da piccolino? Sì, ho cominciato, prima giocavo a pallone come tanti ragazzi. È vero che il calcio è il suo sport preferito? Beh, mi piace perché il calcio a un allenatore dà un sacco di spunti, è estremamente vario, le interrelazioni fra 22 giocatori sono molteplici e anche imprevedibili e poi si mescolano la forza, la resistenza e le capacità coordinative. Quindi quelle principali, cioè la fantasia motoria, la capacità di combinazione dei movimenti, l'equilibrio, questa serie che ho semplificato, fanno sì che per un allenatore sia veramente un tema sul quale riflettere e trovare idee. Anche il calcio di oggi la ispira? Ma quello di alto livello, e non parlo dei campi da calcio dei nostri ragazzi. Non c'è dubbio che sia un ambiente dove domina l'aspetto commerciale. Non sempre limpido, no? Molte volte. Nell'atletica è diverso? Ma è tutto proporzionato all'entità del business. Quindi l'atletica ha attraversato periodi nei quali gestiva importanti fondi e la corruzione c'era. Quindi è una questione anche di risorse a disposizione che attirano persone determinate a gestire quelle risorse, quindi non posso dire l'atletica è un ambiente migliore del calcio, direi che la tipologia di dirigenti che è simile, sono dirigenti sportivi che una volta che arrivano mettono le radici e tendono a consolidare, quindi ad utilizzare parte delle risorse per consolidare il loro potere e reiterarlo. E poi creano dei loro delfini e quindi è una... Lei sta parlando di un sistema di potere, appunto. Un sistema di potere che è somigliante, che le posso dire, a una monarchia.
cioè sicuramente nel quale non brilla la democrazia. Ecco, i sistemi elettorali sono molto controllati e addirittura a livello internazionale, per esempio nel Comitato Olimpico Internazionale, i membri vengono eletti su chiamata dei membri già interni al CIO, quindi una cooptazione. Quindi ognuno sceglie quello simile a se stesso o magari il socio d'affari. Quindi diciamo non è il massimo della trasparenza, non è il massimo del ricambio, non è il massimo dell'interpretazione democratica dello Capisco che queste sport. sue posizioni non possano far piacere e renderla simpatico, insomma, a chi questo potere lo detiene. Lei però dice qualcosa di più. Non è soltanto un sistema politico poco democratico, un sistema di gestione politica dello sport, ma è anche un sistema corrotto. Ed è qui che il suo nome, anche ai non addetti al lavoro, esplode come fama nell'incontro tra lei e un atleta, un grandissimo campione, no? Quello di Ale Schwarzer. Campione incredibile. Innanzitutto mi spieghi, da maestro dello sport, è davvero incredibile? È un talento fuori del comune. Io stesso non me ne sono reso conto fino a che non l'ho allenato materialmente. Poi all'inizio ero molto scettico. Spieghiamo perché, no? Condannato per doping, un Condannato campione per di livello doping. olimpionico che purtroppo si era dopato Sì, davvero. si era dopato davvero. E quindi quella circostanza, il fatto che aveva assunto l'eritropoietina, che è un ormone che stimola la produzione artificiale di globuli rossi, io pensavo che avesse determinato un tale salto nei risultati, irraggiungibile con le sue sole forze. Poi, studiando le carte giudiziarie di Bolzano, dove lui era implicato in un'indagine, mi sono reso Stato conto. condannato e condannato all'esclusione dal mondo sportivo, dalle sue gare per quanti anni? 3 anni e 9 mesi lui ha ricevuto e mi resi subito conto che quella caduta nel doping era una sua responsabilità, ma non solo una sua responsabilità. Lui era caduto in una forte depressione, ignorata dall'ambiente. Addirittura mi è rimasto impresso che un medico federale si interessa di questa sua depressione prescrivendogli un antidepressivo per email. Quindi una totale mancanza di vicinanza umana, di supporto, anche dal punto di vista tecnico. E quindi lui, un po' solo, con il senso di onnipotenza che contraddistingue questi campioni, che pensano di essere realmente superiori, perché magari sono dotati fisicamente, anche dal punto di vista della lucidità, diciamo, delle loro decisioni, lui in realtà si imbarcò in un sistema di allenamento autodistruttivo e per giunta questa depressione si aggravò, quindi lui maturò la scelta del doping in questa situazione. La sua responsabilità quindi va condivisa con l'abbandono da parte dell'ambiente, il disinteresse. Pensi che intanto lui è stato trovato positivo dietro mia segnalazione all'Agenzia Mondiale Antidoping, quindi l'inizio della storia è di segno opposto, altrimenti non l'avrebbe controllato nessuno, come non vengono controllati quasi nessuno degli atleti che si apprestano a fare una grande manifestazione. Questa è la regola. Bisognerebbe fare controlli a sorpresa che vengono fatti in un rarissimo numero di casi. E quindi io ho avuto questa conoscenza indiretta, con lui, sono stato la causa delle sue Avrebbe dovuto sventure. odiarla. E Lui non lo invece sapeva. si è rivolto a lei per un riscatto. Ecco, mi piace molto questa storia, perché è la storia di un campione, ma anche la storia di un campione di umanità, di un uomo che cade e sa rialzarsi. Questo ci affascina, no? Nella figura di Alex Schwarzer. Senza dubbio è una figura particolare perché in genere questi atleti che tornano dopo una squalifica per doping tendono a ritornare nell'ambiente grigio di provenienza e quindi tendono a reiterare i comportamenti. Il fatto che lui abbia maturato questa idea di rivolgersi a me, ed era matematicamente sicuro che io mi sarei organizzato per controllarlo minuziosamente, per mia garanzia e per sua garanzia, cosa che accadde. Io l'ho visto come il parto di una mente giovane, altrimenti quelli di una certa età direbbero a Donati ti vuoi Beh, era anche rivolgere. un uomo distrutto, no? Schwarzer aveva perso tanto in fama, in umanità, insomma, è stato anche giustamente anche bistrattato ed esageratamente bistrattato dai media. Sì, perché questo è uno dei modi di fare. Se un atleta viene trovato positivo, tutto il doping lo si configura
in lui, diventa, no? Il capro espiatorio. Capro espiatorio, ignorando deliberatamente che è un fenomeno sommerso nel quale pochissimi degli atleti che si dopano vengono scoperti. Pochissimi. Pochissimi. Però questa è la tendenza dell'ambiente ad utilizzare il concetto una mila marcia, non è vero. Non è assolutamente una mina marcia, sono delle tendenze, ci sono delle, chiamiamole, scuole consolidate che sono accanto agli atleti o alle federazioni, quindi è tutt'altro che una mina marcia. Faccio un esempio: prima di allenare Svazzer, prima di cominciare ad allenare, nella stessa indagine di Bolzano, io avevo il ruolo di consulente dell'Agenzia Mondiale Antidoping e quindi avevo accesso agli atti. E quindi ho esaminato questi atti con determinati obiettivi e esaminando i contenuti del computer di un medico della Federazione d'Atletica, che al tempo stesso era collaboratore della Federazione Mondiale di Atletica, all'improvviso mi imbatto in un database gigantesco che conteneva 11 anni di esami ematici, 12.500 esami ematici su atleti di tutto il mondo, e almeno 2.000 erano chiaramente anomali. E la federazione non aveva fatto niente, cioè si era limitata a raccogliere questi dati senza mai intervenire. Questo è un esempio di quanto il fenomeno sia sommerso e protetto, coperto. Senta, la storia di Alex poteva essere, che naturalmente è emblematica, no? Non parliamo di lui per parlare di questa possibilità umana, poteva essere una bella storia, grazie alla sua volontà e grazie anche al suo intervento. È stato difficile in quell'uomo sconvolto e prima depresso ritirare fuori la grinta, no, la determinazione? No, è stato facilissimo, sia grazie al suo talento, che non è merito mio, un po' alle mie esperienze anche di allenatore che ho rinnovato, ma poi soprattutto alla fiducia, all'autostima che sono cresciuti giorno per giorno. Io ho mirato a quello. Dunque, intanto, appena lui lo feci venire a Roma, lo mise ad abitare vicino a casa mia, mi rivolsi all'ospedale San Giovanni, al reparto di ematologia, e chiedendo loro di controllarlo a sorpresa quando volevano. In più, ogni 15 giorni lo portavo in un laboratorio di fisiologia specializzato dove lo sottoponeva a dei test. Dopodiché lo contornai da uno staff di persone amiche, lo psicologo, il fisiatra, il nutrizionista, il posturologo, che gli fossero d'aiuto, tutti gratuitamente amici miei, poi sono diventati amici suoi. Quindi lui si è trovato contornato da rapporti umani, non da l'attesa dei risultati della gallina dalle uova d'oro. E quindi già dopo 4-5 settimane che stavo a Roma, lo psicologo, mi ricordo, mi chiamò e mi disse: guarda Sandro, che Svazzer ha una depressione non di struttura e sua caratteriale, ma è subentrata in seguito a tutto quello che gli è accaduto, e lui non è riuscito più a far fronte a tutte queste situazioni, quindi l'abbandono del primo allenatore, il fatto che non faceva più risultati, sentiva che i russi si dopavano. Io vidi questo atleta che rispose a questa vicinanza umana, non soltanto mia ma dei miei amici, e quindi mi chiamò e mi disse: guarda Sandro, che questo antidepressivo si può cominciare a sospendere. Io ero spaventatissimo perché i familiari mi avevano raccomandato di farglielo assumere con regolarità, ed invece cominciò a essere scalato progressivamente, prima tolto quello più potente di antidepressivo, poi l'altro, e lui era sereno. Ma soprattutto voglioso di dimostrare che era un campione senza bisogno del doping. Mm? Sì, forse lui stesso non si aspettava questa crescita con nuove metodologie, quindi sorprese lui, sorprese me, e ci rendemmo conto subito che gestivamo un potenziale enorme. Mi ricordo che già prima del campionato del mondo di Roma, che poi lui vinse dominando, mi ricordo io che feci al presidente del CONI una previsione e dissi con quanti minuti avrebbe vinto la gara. Lui non è stato certo nel primo nell'ultimo degli sportivi a confondere lo sport con la medicina, no? E tanti non sono neanche campioni, lo fanno anche dei ragazzi molto giovani, no? Nei vivai. Sì, e purtroppo sì, perché il doping è una sirena che fa breccia
soprattutto nei momenti di crisi, di incertezza dell'atleta, soprattutto se vicino ci sono degli adulti smaliziati che approfittano di quella crisi per indicargli la via d'uscita. Smaliziati, per esempio, allenatori che non saprebbero come raggiungere risultati e quindi offrono questa soluzione, poi magari dietro questa soluzione mascherano una loro pseudo competenza di allenatori. Infatti, io ho cercato di dire anche nei corsi di formazione degli allenatori che il doping ha determinato una catastrofe culturale, perché ha fatto apparire come efficaci delle metodologie di allenamento che in realtà erano sostenute dal doping. E quindi un inganno anche nei confronti dei giovani allenatori. Senta, quando Alex Schwarzer ha deciso di affidarsi a lei e alla buona strada, lei scrive, lì è cominciato il suo calvario però. Come mai? Perché era troppo forte o perché No, avevate perché dimostrato che... l'ambiente sportivo è un ambiente molto verticistico, e quindi nel senso quindi che la dirigenza controlla veramente tutto. E ha delle armi di pressione e di ricatto infinite. E quindi si stabilì subito una ostilità per il suo rientro. Tenga presente che lui aveva testimoniato contro due medici, accusandoli di favoreggiamento del suo doping, e che poi furono condannati in primo grado, quindi la sua testimonianza fu importante. E il controllo antidoping, che poi arriverà più tardi mentre lo allenavo io, il 1º gennaio del 2016, fu deciso 1 ora dopo la fine della sua deposizione. Quindi una cosa E peraltro un eclatante. controllo ha dimostrato un tribunale italiano, un controllo fasullo, manipolato, no? Controllo manipolato, e lì esce fuori una immagine di questa dirigenza sportiva disastrosa. Che gli ha impedito tuttavia di gareggiare, di partecipare alle Olimpiadi. Impedito, perché loro chiaramente non potevano darsi la zappa sui piedi, perché gli autori della manomissione erano loro, il giudice lo dice in tutte le salse, nelle 87 pagine della sua ordinanza, con la quale io peraltro concludo il mio libro, no, I Signori del Doping, finisce con l'ordinanza del giudice. E loro hanno fatto un atto di forza, cioè si sono rivolti al sistema sportivo. No, non è vero, la manipolazione non c'è stata. Lui aveva già un precedente di doping, quindi è chiaramente, diciamo, un dopato A vita, seriale. ma smascherare la menzogna non le è costato un po' troppo? Tantissimo. Io non sono il tipo che sta lì a sottolineare, ma le assicuro un dolore atroce. Un dolore atroce per me, per questo ragazzo al quale veniva tolta la carriera. Dopo che si era esposto con coraggio ad un modo leale di fare lo sport, quindi aveva cominciato, come posso dire, ad esprimersi senza rete. E poi tutto gli stava andando bene perché effettivamente il suo talento aveva risposto ai miei allenamenti in una maniera incredibile. Quindi una storia infame. Quello che è stato fatto è infame, perché poi hanno colpito lui prima per questa connessione che le ho detto con la sua testimonianza, e poi hanno colpito me, e il motivo è proprio quel database al quale ho Che fatto aveva riferimento scoperto. prima, che io chiamo nel libro il database della vergogna. Tuttavia, lei continua a amare non soltanto il mondo dello sport, ma amare educare. Bisogna distinguere, nel senso che è evidente che nel mondo dello sport ci sono i giovani che passano, che quindi permangono quei 7, 8, 10, 12 anni, a seconda di quanto dura la loro carriera. E quindi chiaramente è importante per me, ma per molti altri allenatori, il fattore educativo, cioè che possano uscire dalla pratica sportiva di gara, continuando nel resto della loro vita a svolgere una vita attiva, ma soprattutto avendo accresciuta la propria autostima, la fiducia in se stessi e l'idea che con l'impegno si riesca a migliorare. Io credo che lo sport sia un fattore educativo molto importante. Va distinto da questi adulti che rimangono per tutta la vita barbicati ai posti di comando. E questa è gente Sì, che sono che. gli stessi, lei dice, che attuano contro il doping strategie, ma poi poggiano il proprio potere sui risultati degli atleti che controllano e quindi ovviamente li Esatto, c'è manipolano. un paradosso totale. Gli stati hanno troppo delegato al sistema sportivo, quando invece il doping è un fenomeno di rilevanza sociale assimilabile a quello della tossicodipendenza,
con le sostanze stupefacenti. Ed invece hanno affidato al sistema sportivo, che a questo punto si trova ad essere controllore e controllato. Le federazioni internazionali, faccio un esempio a caso, pensiamo alla Federazione Internazionale del Tennis, che gestisce Federer, Nadal o altri grandi campioni, ma si può pensare che nei confronti di questi atleti, che determinano dei grandi introiti di diritti televisivi e di sponsorizzazione, si eserciti poi una mano pesante nel controllo? Non è possibile. Anche Alex, se non fosse uscito dal sistema, avrebbe potuto garantire introiti importanti. Ma sicuramente, beh, diciamo, gli introiti sono minori, però è chiaro che in quel momento andava affondato perché aveva usato accusare gente del sistema. Quindi il sistema si difende. Ecco, questa vicenda ha dimostrato che la cosiddetta giustizia sportiva è autoreferenziale e il soggetto, atleta o qualsiasi persona sia, si trovi a scontrarsi contro una federazione internazionale, contro un'istituzione sportiva, ha perso in partenza. Perché i giudici, gli arbitri, come li chiamano loro, del cosiddetto Tribunale Arbitrale di Losanna, sono tutti nominati da loro e quindi è un circolo vizioso, chiuso. Senta, Donati, lei cosa ha pensato a fronte dei nostri atleti che hanno veramente sfondato a Tokyo in tutti i campi? Ma guardi, ho provato soddisfazione perché ci sono molti atleti che hanno un talento enorme. Pensiamo al caso di Tamberi, solo per sfortuna, per infortuni, non aveva vinto fino a quel momento. La Palmisano, che era già arrivata quarta in un campionato del mondo, e battuta dalle russe. Poi abbiamo visto che le russe erano tutte sotto trattamento farmacologico. Quindi, diciamo, diversi atleti di valore. Ecco, poi. E quindi ho gioito, spero che l'atletica le possa rivincere ancora queste medaglie, perché effettivamente è un numero impressionante al quale nessuno aveva Quindi sperato. non ci sono anche dei segni positivi? Sì, ci sono sicuramente. Beh, perché lo sport di per sé comunque è vitale, si rinnova. Quello che è brutto, ripeto, è questa cappa invece stantia, ripetitiva, autoritaria della dirigenza. Essere maestri, educare e fare vivaio non significa essere autoritari mai, no? Autorevoli è una cosa diversa. Beh sì, vede, io per esempio la mia concezione dell'allenamento e del rapporto con l'atleta è questa. Per me l'atleta è un soggetto da osservare con grande attenzione, dal quale recepire tutte le impressioni e le informazioni possibili e immaginabili. E io dico spesso agli atleti dopo qualche tempo: guarda che ti alleniamo in due, uno sono io e uno sei tu te stesso. Ecco, secondo me, ecco, lo sport deve essere uno strumento per far crescere il soggetto, quindi mai imporgli le cose, mai assumere un atteggiamento prescrittivo, perché a quel punto diventa un esecutore, diventa un automa, questo è alienante e poi e non sviluppa la sua personalità. Questo libro, I Signori del Doping, edito da Rizzoli, come altri suoi libri, offre i proventi all'Associazione Libera di Don Ciotti. Come ha incontrato quest'altro allenatore in altri campi? Ma Don Ciotti era il 2000 e per me era un periodo difficilissimo perché avevo fatto delle denunce su una nuova forma di doping che era la diffusione dell'ormone della crescita, peraltro molto difficile da cogliere nelle analisi, e mi si era scatenato contro tutto il sistema sportivo. Quindi io ero ancora una volta l'anti-italiano, a me non interessano le nazionalità. E quindi mi trovavo in gravissima difficoltà, isolato dal punto di vista lavorativo, più che mai, mai come allora. E quindi Don Ciotti mi chiese di incontrarmi e mi disse con molta umiltà: guarda, vogliamo aggiungere debolezza a debolezza, disse, no? E vogliamo fare un po' di cammino insieme. Io, nei limiti del possibile, cerco di sostenerti con Libera. Ecco. E quindi questo è stato, poi è diventata un'amicizia profonda tra me e lui. Grazie Donati, se lei dovesse scegliere una colonna sonora, per lo sport, per, non il suo o lo sport in generale, insomma, per l'essenza dello sport. Ah, personalmente sceglierei Hotel Supramonte Perché? di Fabrizio De André, perché è una storia nella quale lui è riuscito a sublimare una violenza che ha subito, no?
fino a farla diventare una rilettura di quegli stessi rapitori, una constatazione anche delle loro debolezze, fragilità, diciamo, e quindi in qualche maniera è riuscito ad umanizzare una storia disumana. Ecco, questo sceglierei. Grazie, grazie Donati. E se vai all'Hotel Supramonte e guardi il cielo, tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo. E una lettera vera di notte, falsa di giorno.